Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova parte di Spyro 3 Reignited Trilogy. Andiamo a fare l'ultimo livello vero e proprio, ovvero miniere del dinosauro. Poi ci mancherà soltanto il circuito e il super mondo bonus. Quindi siamo davvero agli sgoccioli. E l'ho detta già altre 60 volte questa frase, però dettagli. Per prima cosa andiamo a mettere versione classica. Ecco, questo soundtrack è la prova lampante del fatto che alla fine Copland abbia fatto un sacco di tracce tanto per... Questa c'ha le stesse percussioni, la stessa base di Villa Solare, è abbastanza evidente. Poi vabbè, una melodia aggiunta che è diversa. Caro Dan. Mentre nelle versioni che abbiamo giocato noi europei c'era la musica di Cratere Fuso, che secondo me ci stava anche meglio rispetto a questa, se devo essere sincero. Che qui devo essere un pochino più veloce contro questi dinosauri. Ora il trofeo di questo livello non possiamo prenderlo ora perché riguarda l'agente 9. Questo tizio qua che me lo dimentico sempre. Questo essendo l'ultimo livello è un pochino più lungo degli altri, anche di questo mondo. Ci sono due zone segrete e una di queste è appunto con l'agente 9. Sarà purtroppo a... non so come si dice. In inglese è autoscroller, ovvero che va avanti da solo il gioco. Non posso far nulla per velocizzare il movimento dell'agente 9, oltre ad uccidere i nemici il prima possibile, ma per il resto sarà il gioco a muoversi. Io potrò soltanto spostare il mirino, quindi non è che io possa farla troppo veloce quella parte. Una cosa che posso fare è di sicuro non dimenticarmi alcuna gemma qui intorno, anche se il terreno, come dire, sempre con sti piccoli ciuffi d'erba che devono dare fastidio per nascondermi le gemme. Ah, rompiamole. Non posso rompere la finestra, ma che schifo è. Pure mi ricordavo che si potesse fare con Spyro. Forse mi confondo. Vabbè, qui non vogliono renderci dei vandali. Qui c'era un vasetto. Boh, forse si era già rotto, lo avevano rotto i nemici. Può essere, non sono sicuro. Il livello normale in realtà non presenta troppe insidie, se non questa parte subacquea, dove l'insidia sarà cercare di prendere tutte le gemme, perché come ogni parte subacquea io non ci vedo un tubo. Però dai, vediamo di farla come si deve questa zona. Poi nel caso abbiamo il potere di Sparks, ma io non voglio abusarne. Ci sono i cavallucci marini. Qui ci sono ben due punti abilità. Oh, e però che devo fare? Scusatemi, ma che rateo di fuoco hanno questi? Si dice così? Rateo di fuoco? Penso di sì. Comunque, c'è Romy. Questo nome è strano. Questo c'è il ciuccio, cioè qualcosa di incredibilmente originale. Di per sé non lo sarebbe, ma per i draghi di questo gioco lo è e come. E qui ci sono solo queste casse di dinamite. Tra l'altro ho giocato negli ultimi giorni allo Spyro 3 originale e ho notato che il potere di Sparks di rompere gli screen a distanza non si attivava sott'acqua. Quindi non so se era buggato il gioco in quel momento o se effettivamente non era possibile romperli su PS1. Qui nel caso hanno corretto questo errore, perché effettivamente non ha molto senso. E anzi, sott'acqua è utile sto potere, perché sapete, no, è sempre difficile prendere in modo preciso i vasi. Qua mi stanno ammazzando in tutto ciò. Ok, dai, spero di non aver dimenticato nulla. Qui ci sono carri come relitti, molto divertente questa cosa. E sbuchiamo di nuovo in superficie. Dammi Sparks, grazie. Ma oh, ma questa è mafia, scusatemi. Io prendo Sparks e non mi compare. Boh, cioè sta morte
mi fa rodere perché non ha senso ciò che è successo. Vabbè, almeno ha salvato, ero subito qui. Ma tu guarda. Poi se fossi andato subito ad ucciderlo invece di preoccuparmi della farfalla, tutto ciò non sarebbe successo. Lì c'è la zona della gente 9 e c'è anche l'altra che richiama un po' Spiaggia della Conchiglia, una sezione subacquea in cui dobbiamo nuotare fino alla fine del percorso. Solo che qui dobbiamo evitare gli ostacoli, mentre in Spiaggia della Conchiglia dovevamo, oltre a evitare gli ostacoli, anche colpire i Rinok. Mi mancano solo 2 punti abilità. Ecco, infatti. Ma che abbiamo quasi finito. E dai, prendiamolo adesso, il fine livello. Ma no, facciamo che sarà l'ultima cosa che faremo qui. Visto che di solito l'ultimo uovo in realtà lo prendo sempre tipo a metà del livello. Facciamo una cosa un pochino più organizzata. Bene, questa zona spero non sia troppo difficile. Qui non me la ricordo com'è. Ha buttato un uovo nel pozzo della miniera allagata. Andrei io a riprenderlo. Che mi ride questo? Ma io non lo so. Sono bravo a nuotare. Madonna, sono degli incubi in questo remake, sti abitanti qua. Là sotto ci sono mille pericoli. Vada bene a non farti male. Ok, grazie. Il punto abilità, come magari avete letto prima, consiste nell'uccidere tutti i cavallucci marini. Che è qualcosa di assolutamente opzionale per il conseguimento di questa sfida. Ma che fa? Lagga un pochino? Perché ho visto che si blocca mentre nuota. Scusa? Esattamente perché mi ha fatto ricominciare? Dai, ma pure qua si mettono a sparare questi. Ma che noia. E devo evitare anche i proiettili. Ma qui mi sparano da 40 km di distanza. Come dovrei fare? Ah, forse si blocca un po' col terreno. Cioè, non lo so. Era quella zona lì. Boh. C'erano le rocce. Comunque è tutto così scuro. Non riesco a vedere nulla. Cioè, quello spara così a caso. E qui ho preso le rocce. Ok. Fortunatamente i cavallucci non li dobbiamo uccidere tutti in una volta. Avete visto che una volta colpiti non ricompaiono più. Però preferirei non morire ogni volta che ne uccido uno, possibilmente. Altrimenti qua stiamo fino a sera. Perché davvero non si vede nulla, è tutto monocolore. Come dovrei distinguere le rocce? Ecco, tipo qui. Quanti ce ne sono ancora? Ok, c'era questo. Io quella cassa di dinamite non l'ho vista manco per sbaglio. Ci sono passato a fianco. Poi c'è l'ultimo che mi colpirà sicuramente. E invece no. Nuoti proprio come un pesce, giovane drago. Beh, però mi potete far arrivare vicino all'uovo. Che brutto così. Elliot. Allora, queste sono le ultime uova. Dice qualcos'altro? No? Allora se ne va da quel paese. Che noia che non mi danno il punto abilità, non mi danno la vita. O se me la danno non mi rigenera Sparks. Non ha senso sta cosa. Okay, andiamo. Vediamo se è rimasta qualche gemma. Oh, dov'è che mi punta Sparks? Io che ogni volta sbaglio. Oh, mannaggia. Ok, sì, è rimasto solo agente 9. Per quanto riguarda le gemme. Non nominarmi suo vice, vado ad aiutarlo a togliere di mezzo i dinosauri. Che il trofeo è colpire un nemico con un colpo di rimbalzo. Vediamo se riuscirò a farlo, farvelo vedere. Se ti calmassi per un attimo e la smettessi di gridare, potrei spiegarti cosa sta succedendo. Non ho detto niente. La banda di Bailey si è rintanata in quegli edifici laggiù. Voglio che tu vada a stanarli dai loro nascondigli. Non vedo l'ora. Che non è vero. Abbastanza noiosa questa sfida, devo dire la verità. Cioè, alla fine, boh, le zone secondarie della... Questo l'ho colpito di rimbalzo, credo di sì. Quindi, tecnicamente, già vale come trofeo. Però, vabbè. Le zone segrete della gente 9, boh, le trovo veramente poco ispirate. Alla fine, quali sono? Cioè, questa e quella in tomba maledetta. Quella era carina, in realtà. Poi, però, quella pure di fabbrica di fuochi d'artificio. Cioè, come questa, solo che lì ti puoi muovere, quindi in realtà è meglio. Ok, quello sicuro l'ho colpito di rimbalzo. Poi c'è anche un punto abilità. Consiste nell'uccidere un dinosauro che si trova sullo sfondo e che non è obbligatorio per proseguire, quindi si può mancare.
fammela rompere fammelo rompere qualche cisto così. Oh, perché non è invertito il mirino? Che noia. Beh, lasciamo stare adesso, non è che mi devo mettere sul serio a modificare le robe qui. Poi sono un genio. Fammi rimettere la musica Reignited, che mi sa che non la sentirete proprio perché il livello è finito quando uscirò da quest'area soprattutto. Oh, vedete, non mi trovo proprio con i comandi normali. Sono proprio invertito nel cervello io. Eccolo qui, dovrebbe comparire il dinosauro. È un verdino più... Ah no, qui l'hanno fatto proprio rosso, ok. Quindi è più evidente. Su PS1 era un verde scuro. Mi ha sbloccato anche la galleria immagini. Poi andremo a vedere tutto, eh. Sì, comunque vedete, non c'è nulla di difficile in questo. Adesso dovrò morire. Oh, e che vogliamo fare qua? Scusate. Maledetta mira non invertita. Ci stanno quelli blu che non lo so, c'hanno l'immunità. Guardate che adesso mi ammazzano e dovrò rifare tutto da capo. Oh, meno male, dai. Non so proprio perché la banda di Bailey ci tenesse tanto a rubare quest'uovo. Non è da loro. Probabilmente perché... era un furto su commissione. Era il collezionabile principale del gioco, Sharon. E mi hai fatto la ruota come altri, credo, 47 draghi. Però ci sta. Quindi dobbiamo solo andare a raccogliere tutte le gemmine. E qui dovrebbero essere tutte, quindi non voglio vedere numeri strani quando avrò finito qua. C'è anche un uovo da raccogliere in realtà. Beh, sì, è molto facile da vedere, non è nascosto in realtà. No, mi sa comunque che con Spyro non potevo rompere le vetrate, mi sarò confuso. Anche su PS1, dico. Sì, quante belle gemmine. Se non mi sbaglio, se una gemma dovesse cadere giù, ci verrebbe automaticamente assegnata. O almeno così era su PS1, qui non ne sono sicuro. Ma penso di sì, perché funziona allo stesso modo in Torri Incantate. Lì quando uccidiamo quei draghi volanti, quei mostri volanti, le gemme quasi tutte cadono giù. Quindi lì ci vengono assegnate. Sergio. What the? 145, ce ne mancano solo 4. E vabbè, c'è l'uovo di fine livello e poi le tre uova del circuito. Che forse potrei fare già in questo video. Vediamo un po' come si evolve la situazione, perché come circuito non è troppo difficile rispetto agli altri o troppo lungo. Sì, però hanno comunque dovuto rompere le palle togliendomi Sparks. Adesso me devo andare a prendere manualmente le gemme. Cioè, guarda te, anche se non mi hanno ucciso, sempre un fastidio mi devono creare. Ok, manca solo una gemma da 10. Non ho Sparks. No, che maledetti. Dimmi che è questa. Ah, ok, meno male. Stavo iniziando a preoccuparmi perché non ho Sparks. Non posso puntare le gemme. E questa zona qui è abbastanza grande, soprattutto con la gente nuova che ci mette 3 secoli per camminare, veramente. Mi dice qualcos'altro questo sceriffo, vice sceriffo poco raccomandabile, no. Quindi... Ok, qui c'è il foraggio. Andiamo a prendere l'uovo. E anche questo livello sarà finito, in realtà... Non è durato molto. Ho messo relativamente poco. Forse l'ho sopravvalutato un po'. Accidenti! Allora è così che i miei prigionieri continuano a fuggire. Porta via questo uovo di dinosauro prima che si schiuda. Era il più piccolo della nidiata, però. Beh, ma io non faccio questo tipo di discriminazioni. Kiki! Ah, ma che carina. Però gli occhiali, riprenditeli che ti possono servire. È il dinosauro più carino che abbia mai visto. E questo è un ovvio rimando al primo mondo, Villa Solare, in cui il sindaco aveva detto che il drago era il pollo più brutto che aveva visto. Qui perché è ricomparso il cactus? Ah, forse perché sono uscito da livello. Sì, se non l'aveste capito, sto cercando di farvela sentire un pochino la,
la soundtrack Reignited. Io ogni volta faccio sta roba e ogni volta mi dimentico di rimettere l'altra versione. Cioè, è assurdo. Beh, dai, basta con le minchiate. Usciamo fuori. Ve la sentite su YouTube. Basta che cercate. Poi non è neanche sto granché. Ok, quindi l'ultimo livello è finito. Andiamo a fare il circuito e poi potremo finire il gioco. Non so se lo finirò nel prossimo video perché il Super Mondo Bonus dura abbastanza. Allora, dai, andiamola a finire questo gioco, così poi potrò dedicarmi a tutte le altre robe su PC, che non ce la faccio più a registrare da PS4. Circuito Marino, ciao Marino the Best One. Sulle piedi azzurri. Che nome affascinante. Comunque sono un campione, visto che sono uno dei migliori al mondo. Almeno così dice Sparks. Veloce, sì, è quello che non oserò. Grazie Sparks, sempre gentile. Ma in realtà no, alla fine mi conviene fare come ha detto lui. Qui non c'è alcun bisogno di farvi sentire la soundtrack originale, perché questa è quella che su PS1, nella versione europea, è stata usata per tutti i circuiti. Quindi la conosciamo. Vabbè, che liscio. La conosciamo già. Ma questi non mi danno gemme? Boh, mi sembra strano. Forse me ne danno. Ah, mi dimentico sempre che qui lo hanno. Hanno unificato come con Spyro 1. Lì le gemme le ottieni quando completi tutto alla fine della sfida. In realtà non lo so se mi piace come cambiamento. Cioè, era bello vedere le gemme che venivano raccolte fisicamente dopo aver distrutto gli ostacoli o ucciso sti cretini. Poi la gara invece me la ricordo difficile, anche su PS1, quindi diciamo che non dovrò distrarmi. Il trofeo si ottiene trovando Hunter, quindi anche qua grande originalità. Ma quasi tutti i trofei, perlomeno di Spyro 3, adesso non mi ricordo degli altri due, si trovano. Ok, pensavo di essere morto, non mi ero accorto. Si trovano completando il gioco al 100%, quindi niente di che. E la madonna. Kobe. Ora facciamo la corsa, che è quella che mi preoccupa in particolare, e poi vediamo Hunter. Allora, sfida le sulle piedi azzurri, punti rossi indica percorso, seguirò, bla 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 bla. Chiarissimo, in realtà credo che questo dialogo sia uguale per tutti i circuiti, quindi lo potrei saltare. Però lasciamo perdere. Allora, qui credo sia essenziale prendere tutte le stelle blu. Guardate come volano veloci. Cioè, negli altri circuiti a sto punto ne avevo già superati 3 o 4. No, mannaggia. Qui è la visuale che un pochino mi mette in difficoltà. Che è troppo centrata su Spyro. Quindi quando vado a chinare la testa per abbassarmi, non riesco a capire bene la profondità e quanto io disto dal mare. Alla fine in realtà è questo ciò che avevo in mente di fare nel video: il livello mini del dinosauro e il circuito. Quindi non è che avessi in mente qualcosa. Dai però, ma c'ero passato attraverso. Qui ci sono i comandi del cacchio del volo, che mi ero dimenticato purtroppo. È difficile prendere le stelle blu e poi tornare in pista. Se questo, guardate come vira malissimo.
fa le curve larghissime sto Spyro qua. Vabbè, vediamo qual è la strategia migliore. E per strategia intendo, vediamo come devo riuscire a tornare in pista. Mamma mia, incontrollabile. Ma perché c'hanno nei remake sta difficoltà a riproporre gameplay di momenti particolari, come può essere il volo, oppure cioè, è infattibile, non ci si riesce, come il volo oppure di determinati veicoli. Cioè, boh. Ma volete farlo diverso? Fatelo migliore, ma perché deve essere sempre peggiore? Oh, è una costante assurda. Sono quarto e non so, siamo al secondo giro. È veramente breve come gara questa, Non so se avrò il tempo. Almeno i primi tre li vedo dove sono qui davanti a me. Sì, qua devo iniziare un pochino a sparare perché sennò non ci muoviamo più. Ok, qui c'è il secondo. Mamma mia. Ok, però forse qui è più facile la gara, ovvero è più facile superare i gabbiani, perché non sto facendo una gara egregia, eppure sono già arrivato al primo, quindi in realtà non è necessario prendere tutte le stelle blu, e adesso non lo farò, infatti prenderò solo quelle più sicure, perché non c'ho voglia di ricominciare la corsa, perché manco gli anelli, anche senza mancarli, perché prima lo avevo preso nettamente. Ok, questa è un'altra stella che posso anche mandare a quel paese, perché non ne vale la pena. Però prima voglio guadagnare un pochino di terreno su sto cretino. Se si fa bruciare il culo, grazie. Oh. Alla fine basta chiederle le cose. 2 minuti. Da che devo fare anche la sfida di Hunter. Quella non dovrebbe essere troppo difficile, però anche lì bisogna essere precisi, che poi altrimenti bisogna ricominciare tutto. Ok, ora non so davvero. Non mi fa girare la telecamera dietro di me, però ho questo proiettile, me lo conservo nel caso. E lì c'è il traguardo. Però io lo sento dietro che sta prendendo le stelle di velocità. Vabbè, però ormai aprendo questa. Ok, infine non era troppo difficile. Hai vinto 1. Ottimo. Vabbè, grande fair play. Jesse, sei il penultimo uovo. No, in realtà è terzultimo se contiamo quello del Super Mondo Bonus. Andiamo da Hunter con i suoi problemi con gli alieni, gli UFO caprini, eccetera eccetera. Ora Hunter qui si trova nel molo, però il molo io non lo vedo. Dovrebbe essere più grande, perché non si vede? Ah, eccolo qui. Ah, non posso salire più di così, che noia. Devo fare il giro, ma guardate. No, non è questo, è questo qui. Ok. Lì non c'è un'entrata. Oh, eccolo qua. Scusami. Ma da dove arrivano tutti questi UFO pecorini? Infatti. Ne ho appena visto un altro afferrare un uovo e volare via. Era velocissimo. Ma deve essersi danneggiato, perché si lasciava dietro una scia di anelli di fumo. Se attraverso quegli anelli dovrei riuscire a tenergli testa. Lo inseguirò. Secondo quale logica poi? Torno subito. Beh, io rimango qui. Allora. Dai, ma qui non è come su PS1. Su PS1 le ali meccaniche di Hunter erano collegate direttamente alle sue braccia, quindi lui doveva muoverle. Qui è molto più pigra come cosa, cioè si muovono da sole. Vabbè. Ok, devo essere sincero, mi sembra decisamente più facile qui. Su PS1 il movimento era molto più frenetico, la visuale più ravvicinata, e quindi era difficile vedere a destra o a sinistra. E il UFO ha un movimento molto più semplice da seguire. Quello su PS1 stava che sballonzolava di qua e di là. Adesso però vediamo di non perdere, visto che siamo alla fine. Maledizione. Ecco, il problema sono sempre le curve, oh. In questo gioco è assurdo. Mannaggia. Dai, siamo arrivati. Eccolo lì il traguardo, per così dire. Boing. Vabbè, è morto, sì, peccato. Ci è mancato poco.
L'uovo è saltato fuori un attimo prima che l'UFO si schiantasse. Ma guarda te, Sara. Sara è un altro nome che... mi sembra strano che sia il 149esimo uovo, però ok. 3 su 3, livello completato. E con questo, ragazzi, abbiamo completato ogni mondo di Spyro 3. Ci manca solo il super mondo bonus. Quindi usciamo e... Sì, sì, me ne voglio andare. Cioè... Ma quanta pressione che mi mettete. Ma vai a quel paese pure tu, Sparks. Neanche ti faccio finire il dialogo. Non c'ho voglia. Quindi, ragazzi, come possiamo vedere lì in alto a sinistra, abbiamo 15.000 su 15.000 gemme. Le uova, non so perché non ci hanno messo il corrispettivo totale, vabbè, mi sembrava brutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Da Junkie98 è tutto. Ciao ciao.